Mi chiamo Lorenzo Fonda e per quasi 6 anni ho avuto il privilegio di essere amico, ragazzo, fidanzato e marito della persona più bella che abbia mai conosciuto. Il suo nome è Elena Xausa e come la vita me la donò, la vita se la riprese, il 27 novembre 2022. Ci ha lasciato dopo una lunga e difficile lotta con un cancro dell'appendice. Il suo percorso con la malattia è stato arduo e doloroso, ma ha anche inaspettatamente portato momenti di gioia e gratificazione. Le infinite qualità che Elena possedeva non sono state schiacciate dalla sua situazione, ma sono state invece elevate dalla sua resilienza e voglia di vivere. Tutta questa luce che emetteva come essere umano si traslava nel suo lavoro come artista. La sua carriera si è estesa per quasi 2 decenni, durante i quali ha prodotto una quantità sconfinata di bellezza. La sua cosa preferita era stare seduta davanti alla sua tavoletta grafica e trasformare i brief creativi nelle sue illustrazioni colorate, usando il suo talento geniale per semplificare e astrarre i concetti. Ogni tanto lavoravamo anche insieme. Lei disegnava i personaggi e io li animavo. Finché tutto non si è fermato. Smise di lavorare e iniziò a passare sempre più tempo a letto, senza forze. E infine la malattia ebbe il sopravvento. Mi sono ritrovato quindi a pensare a qualcosa che la ricordi, una presenza concreta nel mondo fisico. Un monumento che evochi la grandezza di Elena come artista e come essere umano. Ma come rappresentare questa vastità in un singolo oggetto? Ci ho messo un po' a capire che la risposta era stata sempre sotto i miei occhi. Elena scolpì questa sculturina di creta durante una breve permanenza in una casetta di montagna sopra New York. Piove quasi tutto il tempo, quindi ci intrattenemmo con le nostre attività preferite da fare al chiuso, tra cui scolpire la creta. Uno dei personaggi che Elena fece era questa specie di cagnetto assopito a 6 zampe e mentre lo finiva di sistemare esclamò: «Lui si chiama Pigrotto». Da quel giorno non ha più lasciato la mia scrivania. Elena amava scolpire e diceva sempre che uno dei suoi sogni sarebbe stato di creare grandi sculture da mettere in musei e parchi e giardini. Quindi iniziai a immaginarmi Pigrotto a sé, come una grossa morbida scultura. E per qualche secondo mi sono sognato che mi scaldasse e proteggesse, come se fosse ancora tra le braccia di mia moglie. Ma poi iniziai a fantasticare e a pensarlo ancora più in grande, come un'enorme scultura, posata in mezzo alla natura, come se Pigrotto fosse lo spirito assopito di Elena, disteso su un letto di morbida erba, che russa serenamente mentre fa uno dei suoi amati riposini. Ma conoscendola per l'animale sociale che era, so che lei non vorrebbe stare da sola tutto il tempo. Quindi ho iniziato a popolare questa visione di esseri umani, che la verrebbero a trovare per salutarla, esplorarla, coccolarla e farsi coccolare e proteggere dal suo braccio curvo e gentile. E nel mezzo di questo riparo mi sono immaginato un ginkgo biloba, il suo albero preferito, che cresca con gli anni e che protegga Pigrotto dalla luce estiva e che ogni autunno lo accompagni in letargo stendendogli sopra una calda coperta dorata. Il primo posto che ho pensato dove mettere la scultura è una piccola e magica collina proprio sopra la casa dove Elena è cresciuta, nella sua ama rostica. Non so se è stata Elena da lassù che ha tirato qualche filo a nostro favore, ma abbiamo ottenuto via libera per piazzare Pigrotto proprio lì. Riposerebbe davanti a un castello di 1000 anni, sarebbe circondato da olivi e alberi di fico e nascosto dal chiasso del mondo moderno. Questa collina era uno dei posti preferiti di Elena dove giocare da bambina e ci venivamo spessissimo assieme per prenderci una piccola pausa dalla dura realtà con cui dovevamo convivere 200 metri più in basso. Il mio sogno è che Pigrotto diventi non solo un monumento per ricordare Elena, ma anche un posto che invogli le persone a celebrare la vita e essere vicine alla natura, un po' come fosse un'oasi dove ridere oppure stare in silenzio o qualunque cosa ci faccia stare bene. Per ora rimane solo un bel sogno, ma speriamo che col vostro aiuto riusciremo a trasformarlo in realtà,
per ricordarci che i nostri corpi possono essere fugaci, ma la bellezza no, se le diamo un'opportunità.